manifestazione che cerca di mettere al centro dell'agenda politica nazionale la necessità di cambiare rotta. Non bastano i 12 milioni di euro di ieri di Galletti. Abbiamo bisogno di miliardi di euro. Del Rio parlava di 4 miliardi e mezzo di euro per mettere in moto una politica seria per il trasporto pubblico locale. Siamo in Lombardia, si pianificano 320 km di nuove autostrade e non ci sono interventi sulla mobilità dolce, sui treni. Ci mancano i treni per i pendolari. I blocchi funzionano? I blocchi servono per tamponare, ma non sono sufficienti, non bastano. E lo vediamo, i dati ce lo dicono. Non si risolve il problema fermando soltanto le auto. Occorre una politica di ampio respiro, di lungo periodo, che veda degli investimenti forti nel nostro paese. Soltanto una persona, un paio di persone sono arrivate, perché secondo lei c'è questo flash? Questo flash smog è partito ieri mattina, l'abbiamo lanciato ieri mattina insieme a Green Italia, ai Verdi, è possibile, alle forze ambientaliste di questo paese. Ovviamente non abbiamo avuto alcun tipo di passaggio sui mass media nazionali in questi ultimi anni, direi. E l'attenzione è molto scesa da parte dei cittadini, ma credo che però quando si incomincia ad avere una ripercussione evidente sulla propria salute, le persone incominciano a ragionare. E noi siamo qua in piazza e ci stiamo mettendo a disposizione dei cittadini per raccogliere le loro anche idee, che ce ne sono molte, di persone che tutti i giorni fanno delle cose, anche amministrazioni locali. Io stesso sono un sindaco, ho fatto il sindaco per 10 anni, abbiamo fatto delle cose insieme ai comuni virtuosi, ma purtroppo oggi la politica vede solo cemento, autostrade. Dobbiamo cambiare rotta e per farlo occorre una spinta dal basso, come facciamo oggi. Allora, ringraziamo